9 candidati, 9 visioni differenti per il futuro della regione Liguria. Domenica e lunedì le elezioni, anticipate a causa delle dimissioni dell'ex presidente Giovanni Toti, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria che ha portato a un patteggiamento, la cui udienza è prevista subito dopo lo spoglio delle schede. Il duello principale è fra il sindaco di Genova Marco Bucci, presentato da tutto il centrodestra, e l'ex ministro del PD Andrea Orlando, sostenuto anche da Verdi Sinistra e 5 Stelle. Protagonisti di una campagna elettorale ricca di scontri verbali, frutto di opposte visioni su sanità, infrastrutture, welfare. Sanità pubblica, difendere il lavoro, finirla con una stagione che ha visto anche purtroppo corruzione, malaffare e soprattutto alcuni, pochi, privilegiati, ricchi, prendere le decisioni sopra la testa di tutti. Un futuro per noi, per le future generazioni e per i nostri figli. Le altre proposte sono le proposte dei signori del no, di quelli che non vogliono crescere, di quelli che vogliono tornare alla decrescita felice. Gli altri candidati riuniti in un confronto dal quotidiano Il Secolo XIX sono Maria Antonietta Cella del Partito Popolare del Nord, che nasce per parlare di autonomia, Davide Felice, che con Forza del Popolo parla di dittatura sanitaria che ha creato disparità fra le persone, Marco Ferrando, che con il Partito Comunista dei Lavoratori propugna il blocco dei licenziamenti, l'ex 5 Stelle Nicola Morra, che si presenta per Uniti per la Costituzione e teorizza una moratoria sulle grandi opere. Marco Rollando per l'Alternativa, che vorrebbe instaurare una tassa patrimoniale da destinare alla sanità. Alessandro Rosson di Indipendenza, che affronta anche la questione dei trasporti pubblici. E Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, che si dichiara alternativo a destra e sinistra.